Buonasera a tutti, sono Luigi Onarax e preferite e ben trovati su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Oggi affronteremo il 50 stamina di Rosevi 2 utilizzando un Team Burst, un Super Saiyan 4 Goku, quindi un Team Full STR Burst, un Team che in realtà potrebbe avere qualche minuscolo problema nella fase 2, che rischiamo lo shot. Ho visto di gente che riceveva 200.000 danni sopra il proprio Goku. Il team attualmente nella sua massima espressione di danno, in quanto giochiamo due Goku, entrambi full ability, Gogeta full ability e Ultimate Gohan full ability. Quindi fino all'uscita, che non dovrebbe essere neanche troppo lontano ormai, per fine mese, penso per il terzo anniversario Jump dovrebbe uscire al 100% almeno sul Jump di Vegeta LR, dovremmo essere messi decisamente bene. Strategia del team non esiste, in pratica è un colpisco critico, colpisco critico, colpisco critico. Cosa per cui questo team mi fa totalmente schifo, detta come va detta. Non mi piace assolutamente come team, ma non lo usavo da un po' e Priscilla non so perché sta graffiando la sua casetta, vabbè. Purtroppo il problema di sto team c'è qualche problema. Vabbè, a volte a momenti però da fastidio, a volte a momenti di pazzia. E il problema di sto team in realtà è che è uguale da un anno. Cioè è uscito, il team era così, non si è più evoluto. Ed è una cosa che dà fastidio. Sì, ha problemi soprattutto in testa il coniglio, ricordiamocelo sempre, problemi soprattutto in testa. Ecco, questo è l'unico turno pericoloso, non possiamo morire ora come ora, direi, perché abbiamo un buff alla difesa del dragone abbastanza alto. Però in condizioni normali sto team viene shottato da sto turno se non usate oggetti barra non riuscite a shottare lui. Gohan ha praticamente lo stesso attacco di Goku, che è tristissimo. E infatti ha fatto più roba Gohan di Goku. Però vabbè. Capisco. Quindi era vera la storia dei danni infiniti. Io pensavo si esagerasse. Bello. Che altro posso dire? Bello. Bisogna di finirla in fretta sta fase che mi preoccupa non poco. 2 milioni e 100. Ecco fatto. Bella che è finita. Se Goku non critta fa schifo come PG. Cioè fa proprio schifo l'idea, non tanca perché chiude troppo in fretta né altro. Così. Gohan però in sto team un minimo di utilità ce l'ha, devo essere sincero. Hai troppi modi in cui ricevi danno, ecco, figurati te se non mi lanciavi immediatamente la special. Che in realtà non so, se non ho visto se la passiva di Gohan è aperta, sti cavoli, senza passiva attiva. Forse era meglio beccarsela su Goku, però vabbè. Gohan deve essere a full ability, cioè è peggio di Vegeta Blue come richieste di ability per essere minimamente giocabile. È tristissima come situazione. A full ability è giocabile, ma non saranno in molti ad averlo full ability perché nessuno sta a pullare su Gohan Ultimate. Cioè io ho full ability soltanto perché ho voluto trovarmi Vegetech, altrimenti non l'avrei mai full ability, il che è un problema. Un problema davvero grande del PG. Cioè, nella sua bacio ho fatto due multi, mi usciva bene, non mi usciva, amen. Non era uno di quei canterata, ottimo. Almeno abbiamo risparmiato danni. Ti toglie un po' il brivido però questi lag, queste cosine. Ok. Mo. Vediamo di chiuderlo abbastanza in fretta se possibile. Che ne dite? Coronazione full DPS. Ecco, questo è il danno massimale che può fare questo team, detta come va detta, perché comunque
Goku, ok, non ha Goku Kid vicino, ma avendo tutto full ability, il danno dovrebbe comunque star sopra quello del turno con Goku Kid, se non erro. Vediamo un pochino con i numeri com'è. Boh, non è detto in realtà, sapete? Perché ho i miei dubbi che Gogeta farà chissà quanti danni. Di nuovo, special su Gohan, che spero che si sia attivata la passiva a sto giro. Infatti, a sto giro le ha buscate. Oggi non le ha buscate, le buscherà più Vegeta. 1.500.000, no, no. Salvo che adesso non vedo Gogeta con 1.200.000 di base. Goku Kid fa più lavoro. 732.000, sì, ciao. Cioè, Gogeta fai schifo oramai, ma fai schifo peso. Per fortuna, penso che nel giro di 3-4 mesi dovrebbe avere Leza. E con Leza la storia cambierà. Di tanto, ma di tanto, ma di tanto. Almeno quella è la mia speranza. Speranza che ora è praticamente quella di dover ricevere danno, perché altrimenti non ne facciamo abbastanza. Ok, vabbè, chiuso, credo. No, sulla carta è chiuso. In pratica 2.325. In continuazione è buono. Ok, vabbè, solito team ragazzi, molto veloce, molto rapido. Naturalmente, l'ability e le cose secondarie non serve a nulla, quindi vi muovete così. Vi ringrazio per aver seguito e speriamo di trovare sto cavolo di SC17 amico, perché voglio fare la mia prima run con Extreme AGL. Alla prossima.